Guarda, io ti dico, quello che io vedo nei giovani giornalisti o nei giovani aspiranti giornalisti è che spesso hanno paura della loro professione e questo non è una cosa positiva. Per carità, la paura ti può fermare, però ti può essere anche uno stimolo a reagire. Appunto, come ti ho detto prima, anche Giancarlo Siani era un precario, però nonostante questo non ha rinunciato a parlare di camorra, di parlare delle pieghe sociali di Torre Annunziata come la disoccupazione e altri problemi che spesso vanno ad alimentare la camorra e certi fenomeni criminosi, nonostante che era un precario. Quello che però effettivamente noto oggi è che la professione giornalistica è una professione spesso poco rispettata. Non so se voi vi è capitato di vedere delle conferenze stampa, quando capita che un giornalista fa una domanda scomoda al politico di turno o al VIP o al personaggio famoso, di solito questo personaggio o non risponde al giornalista oppure lo maltratta. Beh, credo che dobbiamo iniziare a cominciare a rispondere soprattutto alle domande scomode, se vogliamo appunto cambiare questo paese. E io sinceramente, quando succede questo, ho un desiderio, che certamente è anche un'utopia, cioè che tutti i giornalisti, quando vedono che quel giornalista viene maltrattato dal personaggio politico male, si alzano tutti insieme e abbandonano la conferenza stampa. Solo facendo così capiamo l'importanza.